nell'opinione pubblica si ritiene che il mondo del gioco sia totalmente fuori controllo, si ritiene che ci sia un'offerta di gioco spropositata e tale da invitare il consumatore al gioco, evidentemente qualcosa si sta sbagliando. Quindi le percezioni sono sempre importanti, si sta sbagliando probabilmente nella comunicazione, si sta sbagliando probabilmente nell'adozione di provvedimenti amministrativi e legislativo che probabilmente devono andare incontro a queste percezioni. In questo senso ci si sta muovendo. L'idea dell'amministrazione, naturalmente degli interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni, tendono a questo, tendono a mostrare che vi è il totale controllo del gioco pubblico, il totale controllo di quello che avviene. Parlo soprattutto del mio settore, un settore tecnologicamente molto avanzato, sui sistemi di gioco WLT abbiamo la possibilità di sapere apparecchio per apparecchio, secondo per secondo, cosa succede, quanto si gioca, dove si gioca. È un settore che credo abbia pochi uguali al mondo, non solo nel settore del gioco. Il settore dell'FUP è chiaramente per fatto spesso che sono apparecchi cosiddetti stand alone, quindi che hanno il gioco al proprio interno, chiaramente da questo punto di vista degli elementi di sicurezza meno forti, ma è su questo che stiamo agendo. Quindi lei parlava, mi chiedeva quali erano i provvedimenti allo studio comunque lì da venire. L'ingegner Mazzuccato parlava della tessera sanitaria. Il provvedimento sulla tessera sanitaria ormai è giunto alla fine del periodo di stand-still, quindi non avendo ricevuto, almeno ufficialmente, mi auguro che non arrivino in zona Cesarini delle osservazioni che per il momento non sono attese. È giunto alla fine del periodo di stand-still e quindi dovrebbe essere a brevissimo trasfuso in un decreto direttoriale che rendere effettiva l'applicazione della tessera sanitaria sulle WLT a partire dal 1 gennaio. Fondamentale perché nonostante, lo dobbiamo ricordare, anche se siamo tutti addetti al lavoro, però la famosa percezione di cui parlavo, nonostante le WLT siano inserite in ambienti in cui si può entrare solamente se si è maggiorenni, evidentemente non siamo riusciti a comunicare che le WLT hanno già degli elementi di sicurezza e di contrasto al gioco molto forti. E allora, se non siamo riusciti a dimostrarlo, inseriamo un altro elemento tecnologico, inseriamo l'utilizzabilità della tessera sanitaria per impedire l'accesso dei minori, attenzione, non per individuare i giocatori. Cosa fondamentale perché il Grande Fratello non piace a nessuno. Questo è un elemento di forza che sicuramente rafforza e rassicura l'opinione pubblica su alcuni elementi che chi non è a conoscenza perfetta del settore immagina essere abbastanza diffuso, cioè quello del gioco minorile sulle WLT. L'altro aspetto è quello, anche questo, se vedete. Se vediamo c'è un filo conduttore, anche questo è molto legato all'idea del controllo, dell'assoluta trasparenza e quella dell'applicativo che stiamo per mettere a disposizione degli enti locali sugli orari di funzionamento delle WLT. Anche questo è un modo per far comprendere al giocatore, agli enti locali, all'opinione pubblica, che il settore del gioco pubblico e in particolare quello delle WLT è totalmente sotto controllo. Sembrano messaggi forse ultronei, stupidi, che magari possono non servire a nulla, ma fino a quando ce lo diciamo fra di noi è scontato. Al di fuori deve apparire questo messaggio. Tutto è controllato, quindi se gli enti locali inseriranno come adotteranno degli orari di funzionamento delle WLT, potranno controllare se questi orari di funzionamento vengono controllati. Altro
aspetto molto importante che è stato accennato dal dottor Iaccherino è questo della evoluzione degli apparecchi di intrattenimento standalone, cioè i famosi slot. Qui la legge di stabilità ci aveva dato una delega per l'adozione del decreto di regole tecniche degli apparecchi su gioco pubblico d'ambiente remoto. Beh, l'amministrazione ha adottato il decreto che attualmente alla valutazione degli organi politici, ma è un passo importante verso il controllo e l'applicazione anche sulle AVP di questa idea di controllo. Ribadisco, ho utilizzato prima il termine Grande Fratello, il controllo sembra un classico stato chiuso che vuole verificare che tutto segua determinate linee, è vero, ma gli elementi e la ratio di queste scelte, che sono la base di queste scelte, sono la tutela non solo la tutela delle truffe, ma la tutela del giocatore. Gli AVPR prevederanno delle formule di avvertimento nei confronti del giocatore che adotterà uno stile di gioco eccessivo, prevederanno meccanismi di possibilità di intervento sugli apparecchi qualora si superi un determinato periodo di gioco, prevederà degli elementi di attenuazione del gioco aggressivo, dell'aggressività del gioco. Insomma, sono tutti elementi che vanno incontro alla tutela del consumatore da un lato, alla tutela dell'erario, perché signori non possiamo non tener conto, e su questo scusatemi, magari sono cinico, ma non possiamo non tener conto dell'enorme entrata reale derivante dal mondo del gioco, e serve per rassicurare e per far capire all'opinione pubblica che un mondo del gioco pubblico pulito, che sia intrattenimento, che sia svago, che sia giusto un modo come un altro di intrattenersi, di passare il tempo, non deve essere giocoforza visto come un demonio da combattere.